Cari amici, buon sabato. Oh mio Dio, buon sabato. Insomma, sì, noi cercheremo di trascorrere un sabato sereno, ma quello che sta accadendo in Ucraina non ci rasserena molto, vero Claudio? No, non ci rasserena per niente, anche quello che sta accadendo in Ucraina non accade solo in Ucraina, ma accade anche da noi, accade in tutto il mondo, quindi anche da noi. Quindi non abbiamo purtroppo nessun motivo di essere particolarmente tranquilli, perché è una cosa indecente. Non siamo ancora usciti dal grande dramma del Covid, di cui adesso non ne parla più nessuno, ma non è andato via il Covid, è forse diminuito un po', ma attenzione, attenzione, quindi non siamo ancora usciti da quel dramma internazionale che salta fuori una cosa che forse è peggio, perché Volendo ironizzare e sdrammatizzare, si potrebbe dire che forse Putin ha avuto un post-Covid, e questo è frutto del post-Covid, questa sua Potrebbe, decisione sì. di invadere l'Ucraina. Guarda, è un'ironia non tanto fuori posto perché si comincia solo a parlare adesso, ma se ne parlerà sempre di più. Il profilo psicologico dell'uomo è molto preoccupante, quindi il post-Covid potrebbe essere una diagnosi giusta, cioè quest'uomo dai numeri è stato detto, anche un dissidente storico importante di cui adesso mi sfugge il nome, ha detto è pazzo. E lui rivela questa sua sindrome maniacale, questa sua adorazione di Alessandro III, dello zar, che lo porta a fare delle cose per cui viene paragonato per l'isolamento autoritario a un certo Stalin, a un certo Hitler, quindi personaggi che noi tentiamo da tempo di dimenticare, ma non riusciamo a farlo, anche perché nuovi interpreti terribili sono in scena e Putin è uno di questi, è uno di questi. Sta cercando di realizzare il sogno di ricostituire, diciamo, l'estensione geografica della vecchia Unione Sovietica. Poi, dico, bande di drogati e neonazisti sono gli ucraini, sono bande di drogati e neonazisti, e poi invoca la ribellione dell'esercito contro il povero presidente Zelensky, il quale resiste, è terrorizzato, è nascosto, dice: l'obiettivo, ahimè, sono io e la mia famiglia, però invita tutti alla resistenza, e sembra che siano molto convinti gli ucraini nel discorso della resistenza, perché sono stati distribuiti alla popolazione civile, perché ieri distribuivano armi a chi voleva difendersi, eccetera, hanno distribuito 14.000 armi, insomma, a singoli cittadini, insomma, per cui Diciamo che il piano di Putin è proprio quello di eliminare il vertice e sostituire dal solito suo governo fantoccio di cui è grande maestro, come ha già fatto in Bielorussia, per cui una volta se riesce occupando Kiev a far saltare il governo e mettere quello che vuole lui, cioè il gioco è fatto purtroppo, c'è poco da sparare nelle strade perché finisce che poi sono veramente delle bande di irregolari perseguitati dall'esercito, quindi insomma non è una bella situazione. Se pensi poi abbiamo visto delle scene di bambini giù nelle cantine, nei sotterranei di difesa, tutti spaventati. Guarda, una scena terribile che noi ci eravamo sempre augurati di non vederle più, quando l'avevamo detto tutte le volte, i giorni della memoria e le commemorazioni, tutte le cose che abbiamo detto o fatto, ma c'è lo sgomento, ma è comprensibile questo sgomento, perché tutti giuravamo, ma non solo noi, gente normale, ma anche vertici, ma anche gente nella stanza dei bottoni, che non sarebbe mai partita una cosa del genere.
ci sarebbe stato un ambaradan di diplomatici, tiramolle, ti do questo, di mercatino, di concessioni, ti do questo, tu mi dai quello, però non fai quello, c'è una cosa da mercante in fiera, terribile, ma necessario, e invece questo, negando l'evidenza, ecco la follia. Nega che invade la... Ma non dice, no, lui non invade l'Ucraina, non invade niente, va a sanare, a far fuori le bande di nazisti. Lui dice addirittura che vuole porre fine al genocidio, e poi lo dice rivolgendosi ad un presidente dell'Ucraina, Zelensky, e parla di genocidio a lui. Lui che viene da una famiglia ebrea, che ha molti parenti hanno subito l'onta distruttiva dell'Olocausto, e allora lo accusa di portare avanti operazioni di genocidio nel Donetsk, nel Lugansk, eccetera, eccetera, nei territori che ha occupato e che ha deciso di autoproclamare la loro indipendenza. Insomma, è una cosa fuori dal mondo. È una cosa che potrebbe far pensare anche a una sua fragilità interna, politica, di potere, per cui si è anche inventato questa cosa, per creare una urgenza storica e un'autotutela, perché forse sente il puzzo di bruciato per lui, che sarebbe la cosa più normale, altro che zar dei pazzi. Gli ucraini in ogni modo hanno già dimostrato degli atti di eroismo. C'è stato nella piccola isoletta lì del Mar d'Azov, l'isola dei serpenti, gli hanno intimato ai 13 militari che erano su questa isoletta di arrendersi, no? I russi. E questi, diciamo, gli hanno risposto come ha fatto Grillo nelle piazze, gli hanno dato il vaffadei, e poveretti, sono stati tutti e 13 uccisi, insomma, sono i grandi martiri di questo inizio. Di operazione che spero che si riesca a bloccare, perché ci sono tutti i paesi del mondo democratico che stanno auspicando che si ritorni a un tavolo di trattative, eccetera. Lo stesso Zelensky ha chiesto di mettersi intorno a un tavolo e discutere della cosa, e ritirare i carri armati, ritirare le forze militari e cercare di trovare una soluzione pacifica a tutto. Ma direi, vedi, l'eroismo di quei 13 purtroppo non sarà l'unico, ma la sfida è talmente impari che inanellare una serie di eroismi vuol dire inanellare una serie di morti terribili, che ci auguriamo che ciò non avvenga. Mentre invece speriamo che non si prenda la strada da molti auspicata dell'intervento armato di chi? Della NATO, dell'America, dell'Europa, quello che vuoi. Invece di questo, in attesa di questo, speriamo di no, queste sanzioni che vengono prese, che sembrano partire lente, sono invece, direi, molto potenti, a cominciare dal controllo bancario internazionale che impedisce alla Russia di attingere al credito europeo-americano. Però sono prese... sono sanzioni che hanno anche dei risvolti che si ritorcono contro di noi, tra virgolette, contro il mondo occidentale. Basta pensare, se vogliamo stare in Italia, al blocco delle esportazioni verso la Russia,
il discorso moda, siamo in questi giorni, siamo in campo della moda, ma i compratori russi non ci sono più, oppure verrà impedito ai produttori di esportare, insomma, e questi sono danni, e dimentichiamo il gas, dimentichiamo l'energia. D'accordo che c'è il petrolio nell'Adriatico, ma ragazzi, qui vuol dire chiudere il rubinetto dei gasdotti e andare a pescare il petrolio nell'Adriatico o prendere il gas dall'Algeria, insomma, non è così facile. Tanto è vero che chi è andato comunque a far benzina ieri o oggi ha già visto che la benzina è salita a sopra i 2 euro al litro. Io ho pagato 2,63 euro al litro, quindi mai stato questa cosa. Il petrolio è schizzato in alto, la borsa è schizzata in basso e anche il rublo è schizzato in basso, però comunque però non è, il quadro non è bello. Abbiamo fatto tanto per mediare, per mettere i cerottini di qui, di là, nella politica, nell'economia, nella salute, nelle cose, e questo arriva qui, butta per aria tutto. È inaccettabile. Sì, ma è in un vortice di onnipotenza, addirittura ha detto, si permette di dire che la Finlandia e la Svezia non devono aderire alla NATO, cioè si allarga quella che doveva essere un'operazione, quella che lui stesso aveva definito un'operazione, non una guerra, eccetera, invece si sta allargando in confini più ampi. Insomma, non si crede. Anche la stessa Cina, la sua grande partner, ha siglato un patto di collaborazione prima delle Olimpiadi invernali che si sono appena concluse, mi sembra che abbia assunto un atteggiamento prudente, pur dicendo di comprendere in parte le ragioni delle operazioni, però insomma cerca di stabilire un attimo le distanze. Ma mettiamo un po' in ordine delle cose. A un certo punto qui il problema è soltanto uno, quello di evitare che scoppi la terza guerra mondiale, perché le premesse ci sono tutte, perché basterebbe che qualcuno cominciasse a schierarsi militarmente dalla parte dell'Ucraina e saremmo in un altro scenario, in uno scenario tragico che lui ha anche anticipato, Putin, dicendo dice non interferite perché ci saranno altrimenti delle reazioni inimmaginabili. Che cosa intende? Intende che si arriverà anche a una reazione nucleare, quindi la NATO se ne sta ferma a controllare i confini, però a un certo punto c'è l'Ucraina che ha firmato un patto di mutua assistenza con la Gran Bretagna e la Polonia, che sarebbe il Security Pact. La Gran Bretagna e la Polonia, volendo, potrebbero a questo punto, sulla base di questo trattato che hanno siglato, avrebbero tutte le carte in regola a intervenire, ma naturalmente si astengono da intervenire militarmente. Poi ci sarebbe da intervenire da parte di tutti gli altri, da parte della NATO e da parte contro la Bielorussia, contro Lukashenko, il quale praticamente gli ha fatto da piattaforma di appoggio per l'invasione dell'Ucraina. E quindi siamo in una situazione veramente pericolosa. Noi che siamo quelli che abbiamo avuto la sfortuna di nascere mentre c'era la guerra, la seconda guerra mondiale, guardiamo di vedere di non concludere la storia delle nostre vite con un'altra guerra, con la terza guerra mondiale, non ti pare? Speriamo proprio di no, e non resta che vedere
vedere con attenzione tutte le manifestazioni di protesta che ci sono già anche in Russia, per dire a Mosca, a San Pietroburgo, dove tra l'altro, a proposito di sanzioni, è stato eliminata un importante vertice di calcio internazionale, spostandola a Parigi, così come è stata respinta la partecipazione della Russia a un grande evento dell'Eurofestival, così come altre cose che continuano a aumentare, cioè c'è un'altra cosa che coinvolge Milano e coinvolge il Teatro alla Scala di Milano. Il sindaco di Milano ha chiesto al direttore d'orchestra Valeri Georgiev, che dirige la Dama di Picche di Tchaikovsky, che deve debuttare al Teatro alla Scala, che è molto amico di Putin, di dichiarare che è contrario a questa operazione. Credo che non l'abbia fatto e quindi credo che venga licenziato dal Teatro alla Scala. E lo stesso direttore, alcuni giorni fa, mentre Sala diceva e invitava questo direttore a dichiarare la propria distanza dalle scelte di Putin, stava viaggiando verso New York, dove avrebbe dovuto dirigere dei grandi concerti, e però quando è atterrato gli è stato detto che era stato licenziato e non avrebbe diretto nessuno dei concerti previsti, per cui dicevo, questa scala ci sorprende piacevolmente, perché oltre a questo episodio che hai raccontato, è di forse una settimana fa, non di più, che gli orchestrali della Scala hanno detto di no a una tournée in Egitto a sostegno del problema ancora aperto di Regeni. Quindi questa Scala, oltre a fare della buona musica, fa anche della buona politica seria, quindi complimenti anche alla Scala. Ecco. Anche se con il senno di poi, e con siccome noi siamo dei giornalisti molto corretti, grata grata pare che quel discorso della tournée in Egitto non fosse molto fondato, magari fosse stata un'ipotesi di lavoro che loro hanno respinto, non fosse stata una cosa già decisa, cioè perché viviamo in mezzo a tante fake news, insomma, e dobbiamo però ci piace, anche se non è una proposta precisa, un'ipotesi, ci piace che sia stata presentata così, come ci piace che il Papa abbia preso la sua 500 bianca e sia andato dall'ambasciatore russo a Roma, ovviamente, per fare un discorso a tu per tu di un certo tipo, su cui non sappiamo per ora niente di più, ma certamente possiamo immaginare i contenuti, via. Ecco, se allora tutte queste cose che sembrerebbero a sé stanti, in realtà formano una grande catena di solidarietà, una catena che non può non arrivare a Putin, mettendolo all'angolo, speriamo che sia così, perché quando tutto il mondo si solleva da nord a sud, da est a ovest, dal cinema alla musica, allo sport, insomma, qualche cosa, se non lui direttamente che si sorprende e ci ripensa, il suo entourage che comincerà a sentire le seggioline traballanti nel mondo con i loro risparmi puliti o sporchi messi da qualche parte, cominceranno, così come avevano trovato interesse personale in un personaggio come Putin, troveranno il non interesse personale in un personaggio come Putin e lo molleranno. Sì, ma le cronache mondane, diciamo, registrano che stanno scomparendo dai porti della mondanità, improvvisamente hanno preso il largo molti super yacht per andare in porti magari più sicuri, sai, sono partiti da Monte Carlo, sono partiti di qua per andare in posti un pochino più appartati, per cui
c'è già un po' di fremito. Sarebbe una bellissima soluzione senza sparare un colpo, senza dover sparare un colpo, questo afflosciamento del dittatore. Quando c'era il grande Charlie Chaplin che impersonava Hitler, che giocava col mondo il pallone, che lo lanciava, quel grande pallone gonfio, che lo lanciava, si giocava. Pensa, questo pallone se si sgonfiasse tra le mani del nuovo dittatore Putin sarebbe meraviglioso, meraviglioso. Sì, sarebbe veramente stupendo. E certo il passo del Papa, di Papa Francesco, è stato splendido, ha continuato a sorprenderci positivamente e nello stesso tempo ha dato un segnale di speranza per tutti noi, perché credo che con una punta di ottimismo pensare che si sta muovendo anche la Chiesa diplomaticamente per risolvere la questione è una carta in più. Un'altra carta sorprendentemente che potrebbe essere vincente è la forza di resistenza del popolo ucraino. Quando io sento difenderemo la nostra terra, l'Ucraina, noi siamo un paese democratico, c'è questa forza, questa voglia di difendere strenuamente il proprio paese, mi ha ricordato che in fondo, se tu pensi alla Seconda Guerra Mondiale, le giornate di Napoli in cui il popolo è riuscito in 4-5 giorni a cacciare i tedeschi da Napoli e ha vinto la resistenza, beh, chissà, dico, fossero le 5 giornate dell'Ucraina per liberarsi da questo assalto dei russi. So che è una grande utopia, però, dico, quella dell'uomo sarebbe una bella variabile, dell'uomo che vince contro le minacce delle armi e delle bombe atomiche. Non ti pare? Direi che sarebbe proprio un bel auspicio che ci darebbe quella serenità che abbiamo, secondo me, perso in questi mesi. In questi mesi l'abbiamo proprio un po' persa, perché io poi devo dire che non riesco a togliermi dagli occhi e dal pensiero i bambini, intere generazioni di bambini che sono cresciuti, ma sono cresciuti o sono traumatizzati più che cresciuti? Prima dal Covid, che ha devastato la loro crescita scolastica, gli amici, i giochi, cose così. E adesso questa paura, perché per fortuna è più ovviamente di una zona dell'Ucraina che poi non è tanto piccola, perché è un terreno grande come la Francia, con più di 45 milioni di abitanti, quindi non è un paesino. Ecco, quindi pensa a queste generazioni di bambini, che devastazioni, che generazione devastata, devastata. Quindi questa è proprio una cosa tristissima e ce la siamo andata a cercare, forse anche col Covid, ma non riapriamo una questione di dietrologia che ancora non è stata chiarita, come è arrivato sto Covid, mentre invece sappiamo come è arrivato Putin. Ecco, mentre il Covid rimane nel limbo e chissà se e chi lo chiarirà, il discorso Putin non rimane nel limbo, è lì da vedere, si sa come è nato, perché è lì. Cioè, quello che stupisce sempre è come può essere che un uomo solo riesca a fare tali disastri. Questo è incredibile. Sembra un romanzo, sembra una spy story, sembra un libro della bellissima serie Segretissimo, mitica serie collana della Mondadori dei bei tempi, che aveva queste storie che sembravano tutte inventate. La realtà ha superato la fantasia degli scrittori. Ma speriamo, concludiamo con una speranza, sperando che, come in tutti i romanzi in genere, c'è una finale
positiva, no? Speriamo che dal dramma si passi ad una finale positiva, che in questo caso è che finalmente i russi si rendano conto che forse è meglio mettersi intorno a un tavolo, trattare, chiacchierare, farle passare delle giornate intere, ma trovare una soluzione intorno a un tavolo, come vorrebbe tutto il resto del mondo, vorrebbe tutta l'Europa e vorrebbe tutto il resto del mondo. In fondo anche un po' la Cina vorrebbe che si risolvesse così la situazione, non ti pare? Mi pare sì, perché certe volte più che il buon senso vale la convenienza, ma in certi casi anche la convenienza è ben vista, perché se serve a risolvere certe situazioni ragioniamo in termini di convenienza, e anche a loro conviene. Questo bisognerebbe portarli come forse li stanno portando le potenze forti, li stanno portando a pensare che forse conviene di più anche a loro. E quindi auguriamoci che sia così. E concludiamo questo mesto colloquio di un sabato mesto, sperando di essere più ilari e allegri la settimana prossima, con notizie molto migliori di quelle che ci hanno accompagnato nelle ultime 48 ore. Ti pare? Speriamo, auguriamo, salutiamoci così, speriamo proprio di poter dire nel prossimo incontro grandi cose entusiasmanti, e magari ci torna la voglia di fargli spiritosi, cosa che oggi evidentemente non abbiamo proprio. Diciamo, intitoliamo il tutto: noi abbiamo una speranza, no? Può andare bene, no? Stavolta. Può andare bene. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao.